Allora, vediamo questo problema sul campo elettrico. Ci dice due cariche elettriche Q1 e Q2 sono separate da una distanza d. Quindi Q1, Q2, poste a una certa distanza d. Sul segmento che le unisce esiste un punto in cui il campo elettrico risulta nullo. Boh. Chiaramente non so dove sta, quindi lo piazzo, che ne so, qua, A. Lui ci dice E di A è 0. Dopo potevo metterlo, insomma, dove ci pareva, tanto, ma vediamo che ci chiede appunto. Le cariche hanno segno uguale o segno opposto? Giustifica la risposta. Vedete una cosa? Vediamo tutti i casi. Per esempio, il caso in cui le cariche siano tutte e due positive. Va bene? In A, mo, rispetto nel punto A, rispetto alla carica 1, quindi Q1, vi ricordate quando la carica è positiva, che tipo di campo genera? Un campo uscente. Quindi diciamo E1 sarebbe stato questo. Rispetto al campo 2, anche qui una carica uscente. Va bene? Quindi E2. Quindi la possibilità che effettivamente siano tutte e due positive c'è perché se il campo elettrico è nullo, uno tira da una parte, uno tira dall'altra. Va bene? Quindi questa qui è una situazione plausibile. Vediamo un'altra situazione, ma no, per non rifare lì, se no appesantiamo, ecco là, le righe Q1 e Q2. Immaginiamo che questa è positiva e questa è negativa. Va bene? Chiaramente la parte inversa, cioè dove Q1 è negativa e Q2 è identica, cioè cambieranno solo i versi dei vettori, ma non la sostanza. Diciamo che A sembra ipoteticamente qui. Allora, che avevamo detto? Se Q1 è positivo, genera un campo uscente, sempre, quindi è 1. Se Q2 è negativo, rispetto a Q1, genererà un campo entrante. Non vi pare? Cioè è fatto così. Perché io, come se non dovessi guardare questo, no? Devo guardare solo meno Q2 e il punto in cui vado a calcolare. Quindi deve essere entrante verso Q2. Ma è plausibile questa situazione? Due vettori collineari concordi possono mai fare zero la loro somma. Quindi sta situazione. Ripeto, quella inversa, se volete la ridisegno, cioè che qua era meno e qua più, perché neanche è possibile? Perché cambierà solo il fatto che i vettori sarebbero stati tutti e due dell'altro verso, ma sempre sarebbero stati tra di loro concordi, quindi la loro somma vettoriale ovviamente non sarà mai zero. Va bene? Invece l'altra situazione plausibile è che siano tutti e due negativi, questo me lo disegniamo, perché Q1, quindi meno Q1 e meno Q2, vediamo un po' se è possibile, A sempre piazzata qui, allora rispetto a Q1 sarà un campo entrante e quindi entrando verso lui, rispetto a Q2 un campo entrante, quindi anche qui vedete, quindi questo è E1, E2. Vedete, se invertita la cosa, prima E1 era di qua, anche se qua è venuto come uno scarabocchio, riscriviamolo meglio, E1, e qua era E2, no? Cioè, si sono scambiati, però almeno sono di segno opposto, e essendo di segno opposto, la loro somma potrà fare 0, non vi pare? Quindi, ripeto, queste situazioni vanno escluse. Invece le uniche, diciamo, che rimangono sono questa o questa qua. Va bene? Quindi rileggiamo che ci chiedeva. Dice, le cariche hanno segno uguale o opposto? Giustifica la risposta. Le cariche devono per forza avere segno uguale, perché se fosse segno opposto, quindi nel caso 2, diciamo, avremmo avuto che la somma dei campi in quel punto A non poteva mai fare 0. Poi dice, se il punto A in cui il campo è nullo è più vicino alla carica Q1, un po' come già l'abbiamo disegnato, ma casualmente, sinceramente,
Il valore di quest'ultima è maggiore o uguale di quella della carica Q2? Giustifica la risposta. Cioè lui dice, se il punto A sta più vicino qui, sarà il valore del campo, diciamo, generato, quindi da questo, Q1, sarà maggiore rispetto a quest'altro? Le due cariche Q1 e Q2 non ci diceva nulla se fossero uguali, quindi sono diverse. Come rispondiamo? Ma vogliamo scrivere i due campi, almeno forse ragioniamo meglio. È 1 e 2. K Q1 fratto, diciamo, D1. Ma sta cosa lo odio. Fratto D1. Questo è K Q2 fratto D2 al quadrato, D2 al quadrato. È vero che abbiamo, come dire, D1 è più piccolo, quindi normalmente genererebbe un campo, ma noi non sappiamo Q2 quant'è. Immaginate che Q2 è 100 volte più grande di Q1. È vero che starà un po' più vicino a Q1, ma quella carica molto più grande, quel Q2, farà sì che il campo E2 comunque sarà molto grande, capito? Ecco perché ho voluto rileggere il testo. Se ci avesse detto che Q1 e Q2 erano di pari intensità, seppur di segno uguale, anzi di segno uguale abbiamo dedotto, allora sì che spostandomi verso sinistra, scusate, come abbiamo fatto, è chiaro che il campo dovuto a Q1 era maggiore. Va bene, perché era la stessa carica, ma la distanza ridotta fa sì che aumenta. Però noi non sapendo Q2 quanto vale, capito? Non ha senso sta cosa. Quindi non possiamo dedurre nulla. Perché ripeto, sì, ho aumentato un pochino D2 e diminuito D1, ma se la carica Q2 fosse molto più grande della carica Q1, seppur facendo i quadrati al denominatore, comunque il campo E2 nulla toglie che rimarrebbe più grande, anche se mi avvicino più sempre su Q1. Va bene? Quindi, perché ecco perché ho voluto scrivere le formule, cioè il campo dipende sia dalle distanze al quadrato inversamente, ma anche dalle cariche. Ok? Quindi questa è la risposta che mi sarei aspettato, diciamo, a dire. Se fosse a parità di carica, allora sì, avvicinandomi Q1 avrebbe prodotto un campo maggiore. Ma siccome io non so Q1 e Q2 che intensità hanno, non possiamo stabilire. Cioè, è chiaro che più ci allontaniamo, ecco, un'altra cosa che potremmo dire, più ci allontaniamo da Q2 e più è chiaro l'intensità del suo campo si ridurrà un po', ma non potrò mai dire che E2 è più piccolo o più grande di E1. Cioè, non ho capito, non abbiamo elementi per rispondere a questo. Va bene? Invece lui ci chiedeva, dice, le cariche hanno segno uguale, no, scusate, l'altra cosa, dice, il valore di quest'ultimo è maggiore o minore di quello della carica Q2? Non posso dirlo. Va bene, quindi questa era.